zucche, scheletri e mostri. Anche quest'anno, fino al 4 novembre, in occasione di Halloween, Mirabilandia ha organizzato una serie di eventi, iniziative e spettacoli e tante, tante sorprese. Iniziamo dal mese di ottobre, che è il mese di Halloween. Il parco è già tutto decorato ad hoc, diciamo, e i spettatori stanno già arrivando per divertirsi in questo Halloween di Mirabilandia. C'è qualche novità? Intanto il tempo. Settimana scorsa era brutto e quindi abbiamo dovuto in qualche maniera accorciare il programma, che già la settimana scorsa era fitto. Quindi da quest'oggi cominciamo con lo spettacolo degli zombie, con l'Halloween Festival di Mirabilandia dalle 7 in avanti, ma già dalle 10 di mattina per tutto il giorno c'è la parte dedicata alle famiglie, quindi con dei tunnel per i bambini e con dei tunnel per i più grandi. Poi dalle 7 di sera, come dicevo, cambia tutto, nel senso che ci sono orde di mostri, di zombie nelle aree del parco, nelle strade del parco, pronti a fare paura ai visitanti, ai visitatori, alla gente che passeggia lungo le strade, per far vivere un Halloween veramente di tensione. Quale sarà il momento clou di questo Halloween di Mirabilandia? Il momento clou di Halloween sarà comunque le tre serate del 27 e 31 ottobre e il 3 novembre, in cui, oltre a tutto quello che ho appena finito di raccontare, ci sarà l'Extreme Horror Experience, un'area del parco normalmente non accessibile al pubblico, in cui abbiamo allestito una zona veramente mai vista prima né in Italia né tantomeno ovviamente a Mirabilandia, in cui se qualcuno dice di non aver paura di nulla, venite a vedere e poi vediamo. Dopo il mese di ottobre già si comincia a pensare a Natale. Cosa sta preparando Mirabilandia per quel periodo? Natale è stata la novità dell'anno scorso. Abbiamo aperto i cancelli per la prima volta durante il periodo di Natale lo scorso anno, appunto, e abbiamo avuto un successo tale sia da parte delle persone che sono venute, soprattutto famiglie con bambini ovviamente, ma anche abbonati e clienti di diverso target, che abbiamo deciso di riproporlo anche quest'anno. Avremo la casa di Babbo Natale, con Babbo Natale che incontrerà i bambini come ci si aspetta, ma come ci si aspetta anche Babbo Natale che sappia che cosa vogliono i bambini, quindi sarà un incontro molto speciale. E abbiamo preparato delle nuove tematizzazioni, nuovi spettacoli per i clienti, per il parco, in modo da far rivivere un Natale che sia veramente all'altezza di Mirabilandia. E ci portiamo già avanti per l'anno prossimo, quindi nella prossima stagione Mirabilandia aprirà con una zona nuova. Mirabilandia l'anno prossimo fa veramente il salto in avanti. Abbiamo un investimento molto importante per quello che riguarda una zona del parco che copre circa un terzo della dimensione attuale. È una zona che si chiamerà Ducati World e che sarà quindi tutta tematizzata con il brand Ducati. Ci sono quattro attrazioni, c'è un palazzo con dei simulatori di ultima generazione e sarà come entrare nel mondo Ducati dal lato del divertimento. Quello che noi diciamo è: non devi aspettare di diventare grande per poter salire su una Ducati, e questo è quello che succederà a Mirabilandia dalla primavera 2019.